Il ritratto di Hyacinthe Rigaud di Luigi XIV, abbigliato di tutto punto, costituisce la quintessenza dell'epoca del Re Sole, comunicando la piena potenza della supremazia francese insieme alla sua stravagante opulenza. La tela monumentale riproduce la figura intera del monarca a 63 anni. Luigi XIV non era alto, ma la sua postura è tale che sembra guardare in basso verso l'osservatore. È ricoperto dai voluttuosi drappeggi dell'abito dell'incoronazione, che è foderato di ermellino, che, con stampato l'emblema del giglio, aumentano la sua statura. La composizione è studiata per presentare un'immagine di sovranità ideale. Il tendaggio rosso e le sue pieghe, al di sopra del re, formano una specie di baldacchino. La corona è poggiata sullo sgabello accanto alla figura. La spada pende dal fianco e il re impugna lo scettro del potere regale. La colonna alle sue spalle presenta una base decorata con un rilievo che rimanda al governo degli imperatori romani. L'espressione altera del re è attenuata dai lineamenti cadenti e realistici di un uomo che ha superato i 60 anni. È difficile credere che la resa artistica delle gambe modellate e della posa aggraziata, tipo danza, fosse solo un elemento di adulazione. In gioventù, infatti, si pavoneggiava delle sue qualità di ballerino. Il Re Sole rimase entusiasta di quest'opera. Pensate che era stata commissionata come omaggio per il nipote di Luigi XIV, Filippo V di Spagna, ma il sovrano lo apprezzò a tal punto che decise di tenerselo per sé. Per Luigi XIV, che governò la Francia dal 1643 al 1715, la ritrattistica era parte integrante di un complesso sistema propagandistico con lo scopo di accrescere la sua fama di re più potente d'Europa. Durante il suo regno, la Francia attraversò una sorta di età dell'oro culturale che culminò nella costruzione della magnifica Reggia di Versailles, inaugurata nel 1682. In questo contesto, Rigaud fece la sua parte da artista al servizio del re e perfezionò l'arte della ritrattistica ufficiale creando uno stile che rimase tale fino al XVIII secolo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!